Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Quello che in questo video andremo molto brevemente a vedere è appunto una piccola registrazione di appunto un mio, diciamo, fan, uno che mi segue, un canale che mi segue. Qui sotto apparirà anche il suo nome. Questo video quindi è solo un breve video risposta che do appunto a lui, però spero che vi piaccia, insomma, che sia bello, ecco. In questo video lui ci fa vedere una piccolissima parte della sua collezione di minerali e voglio praticamente dirgli che come me anche lui all'inizio, però io spero che lui possa arrivare ad altissimi livelli, possa avere una bella collezione, e che se è veramente quella la sua passione, se è veramente quello il suo sogno, come per me è, spero che lo insegua sempre e che non lo abbandoni mai. Bene, vediamo questa piccolissima registrazione in cui lui appunto mi fa vedere questi pezzi della sua collezione e in più mi fa una domanda a cui io risponderò. Bene, passiamo al video. Ciao, questa è una parte della mia collezione dei minerali. E la domanda è, questo qua è un fossile, e la domanda è, come ti è venuta la passione dei minerali? Ciao. Allora, come mi è venuta la passione per i minerali? Beh, la passione per i minerali, prima di tutto, è una passione che ho da 4-5 anni. Da 4-5 anni, però nonostante ce l'ho da 4-5 anni, la collezione che ho di minerali non è ancora una collezione di quelle che in 4-5 anni si potrebbe anche riuscire ad ottenere. Comunque sia, cosa mi ha fatto nascere questa passione in me? Beh, questa passione mi è nata quando io appunto io ho un cane, dico proprio la verità, io ho un cane che io portavo e porto ancora adesso a passeggio. Portandolo a passeggio, allora era molto più piccolo di mo, ed era, ma comunque anche adesso io lo porto sempre a passeggio in certi luoghi, e anche in questo luogo dove lo portavo allora. Lo portavo in questa cava abbandonata, di cui poi vi ho fatto vedere in alcuni video alcune escursioni. Lo portavo in questa cava abbandonata, lo sguinzagliavo e io mi guardavo intorno e osservavo queste pareti che appunto erano enormi, alte, erano piene di fessure. Io già da quando ero più piccolo ho avuto sempre una predilezione verso determinate cose, tra cui appunto i minerali. Mi ricordo molto tempo fa, andando, non mi ricordo se era Amalfi o Salerno, vidi un negozio che seppure era piccolo, ma proprio piccolo, era veramente bello, perché conteneva dei bei minerali, cristalli di quarzo, fette d'agata, eccetera. Io ero molto piccolo, parliamo di molto tempo fa, parliamo di oltre 5 anni fa, io penso, sì, dai, diciamo 6-7 anni fa, ecco, ero più piccolo di mo, chiaramente, però rimasi comunque, ecco, estasiato, quando vidi queste cose che aveva questo negozio, che era una bigiotteria, rimasi meravigliato e comprai un nodulo di agata tagliato a metà, però questo nodulo purtroppo non è sopravvissuto fino ad adesso, perché in pratica non mi ricordo più dove l'ho messo e non riesco più a trovarlo, ma è un vero peccato. E insomma, ritornando alla cava, io poi mi avvicinavo anche a queste pareti e vedevo che contenevano appunto questi cristalli. Io sapevo già che sulla Murgia c'erano alcuni minerali, alcuni dei quali erano utilizzati per l'estrazione dell'alluminio, però sapevo tutto molto superficialmente, ecco, sapevo tutto giusto come lo può sapere un bambino, ecco. Però poi piano piano io ho visto
sono rimasto affascinato da questi cristalli e ho deciso di fare la mia prima escursione, dove ho trovato il mio primo campione. In realtà era un gruppo di campioni, però ho trovato in questo caso quello che considero il primo e forse il più bello che abbia mai provato, quasi il più bello anzi, e che adesso vi faccio vedere. Quindi adesso io farò vedere qual è stato questo mio primo pezzo. Il mio primo pezzo è stato ovviamente il minerale che più si trova lì, la calcite, però era una bellissima calcite e io, come quel campione, non ho trovato più. Incredibile, no? Bene, adesso vediamo qual è questa calcite. Questa calcite voglio ricordare che comunque io l'ho trovata insieme ad altri, però è stato il primo di questi pezzi che ho notato subito e che ha confermato la mia passione per i minerali. Ecco qua, questa bellissima calcite. Vedete che bei cristalli, sono dei cristalli grandi. Se io prendo il righello, no? E ce l'ho messo vicino. Beh, ragazzi, questo cristallo qua, che è il più grande di questa drusa, arriva anche ai 3-4 centimetri di lunghezza. Questo è stato il primo campione, questi cristalli, guardate, metto il dito qua per farvi vedere, grande abbastanza anche questo cristallo, insomma. Questo è stato il mio primo campione. Vedete che bei cristalli. Non ho mai trovato però un altro campione come questo. Questo rimane il mio primo campione. E insomma, potete giudicare voi che come primo campione non è niente male. Ed è fra l'altro anche il mio pezzo preferito. Unico, direi. Per me è unico perché comunque è stato il mio primo minerale. È il mio primo ritrovamento di minerali. E quindi questo è importante, penso che per ognuno questo sia importante. Bene, detto questo, proprio di questo vi voglio parlare brevemente. Quindi spero di aver risposto bene alla tua domanda, perché comunque poi da quel pezzo piano piano sono venuti fuori tutti gli altri pezzi che tuttora continuano a uscire fuori. E quindi da quel pezzo è nata tutta la... si è ingrandita questa passione che era nata in quel preciso momento. Bene, quindi ho detto, spero che questa risposta sia abbastanza chiara, e proprio riguardo ai campioni preferiti vi voglio parlare brevemente. Potete andare sulla mia pagina Facebook o scrivermi qui sotto nei commenti qual è il vostro campione preferito, e magari se siete dei cercatori di minerali qual è stato il vostro primo ritrovamento. Ripeto, qui sotto nei commenti oppure sulla mia pagina Facebook. Bene, detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Spero che questo video risposta vi sia piaciuto. Ciao! E al prossimo video, dove parleremo delle grotte di Castellano. Silent.